Yes. Sorry, ma'am. Is it to do? References to Guy Fawkes as more evil than Caligula, the devil of the bolt, a bloodsucker. Guy Fawkes, the only man to enter Parliament with honest intention. He was against the government in some way, like he was part of the conspiracy. There was all these, like, either lords or politicians or some, like, you know, wealthy people and that. He had all these big barrels of gunpowder and he set them in the cellars under the Houses of Parliament. And when he went to go and light them and blow them all up, he got caught. These other people are all making all these fires and celebrating this sort of, like, death and, well, murder, really, of someone who tried to burn down the Houses of Parliament. We sit round, have a bit of a smoke. We have a bit of a drink and that, like, and we listen to some good music. The rest of society has this silly little game where they throw around fireworks and make bonfires and burn Guy Fawkes every time, every year. He was a complete innocent hero. Guy Fawkes are being burned. He got hung until he was nearly dead, and then he got a horse tied to each of his limbs, and then they took all the bits and burnt them. Good and evil are all like one of the same, really. Oh, death is reality, and you know we all live, we all die. When I first like sort of started singing about death, and you know, and doing that, it was really I was singing more about the emotion and the pain of loss when someone else you love dies. Guy Fawkes, he was a hero. Don't burn him. Eseguiamo adesso un brano molto bello intitolato Burattino senza fichi, dedicatissimo al nostro batterista Christian Meyer che ci sta ascoltando dalla Cina, molto lontano. Don't you?
fare mi do, struggiolo, faccio uno scandalo, mollano, 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 la mia pasta del capitano. Fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita. So baby, get ready, gonna get it right.
are you going to go? Everywhere. What are you going to do? Everything. What are you going to wear? Hugo. Hugo? Yeah, Hugo for women. The new fragrance. Clean, simple, light. Hey, life's a journey. Travel light. Hugo for women. Don't imitate, innovate. Adesso vorremmo eseguirvi un lentone per quegli attimi lì, diciamo gli attimi molto lunghi, dei preliminari amorosi. Quando avete il dubbio di quale musica mettere, questa è la musica adatta. E tanti carissimi auguri da Elio Ristretese per i vostri preliminari erotici. Vai con questa canzone. Astronauta pasticcione, si è fatto addosso la pupù, ma i suoi colleghi spaziali si accorgono, lo sgridano. Nella sua tuta di amianto c'è stato un grosso patetrac e i membri del suo equipaggio lo buttano giù, ma lui canta una canzone ironica, scismi bellissimi dentro di me. Per
ha fatto. Abbiamo Mao qui a Sonic e l'opportunità di scoprire qualcosa in più. Benvenuti. Ciao, grazie. Benvenuti. Allora, dunque, siete arrivati al secondo disco, dal quale stasera avete appunto suonato due pezzi. E un disco che si chiama La Casa. 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 Senza la. Senza la, perché poi sembra che vai proprio in un posto specifico. Invece a noi interessava più che la questione delle quattro mura, la questione della familiarità dell'ambiente che ti circonda, quindi non è un concetto che circoscrive qualcosa, ma è un concetto di nucleo viaggiante che ti permette di stare sempre tranquillo. Precisiamo, vi siete ritirati in questa casa per registrare e scrivere il disco, no? Siamo ritirati in diverse case in realtà. Cioè in diversi posti, quindi è stato itinerante. È stato itinerante, abbiamo cominciato in una casa, la casa del nostro bassista in montagna, che era un luogo molto appartato e privilegiato, no? Perché stai lì tranquillo, non c'era nessuno, sai, i classici posti turistici però soltanto per anziani. L'atmosfera com'era? Era molto raccolta, diciamo. Poi noi abbiamo cercato poi portando tutti gli strumenti diventava una cosa surreale, perché uscivi, c'erano le montagne, entravi, c'era un casino. E lì abbiamo cominciato a buttare giù materiale, abbiamo tirato giù un po' di canzoni, abbiamo anche cominciato a capire quello che poteva essere il suono. Per esempio il suono è molto diverso è abbastanza diverso dal suono del primo disco. È più diretto, è più spontaneo, asciutto, com'è? Sì, è proprio un diverso approccio a quelle che sono le canzoni, che in realtà ci sono in tutte e due il disco, cioè noi facciamo canzoni sia nel primo che nel secondo, cerchiamo. Quando le suoni in una casa, sei lì dentro una stanza con gli strumenti, non ti viene voglia di metterci orpeglio o altre cose, la semplicità, quello che c'è è lì. E in studio abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo suonato in diretta tutti insieme, così da avere proprio l'impatto live. E quindi gli arrangiamenti si sono ridotti all'osso proprio. Sono stati piuttosto minimale. Volendo semplificare, nel primo disco abbiamo fatto insomma, lavorato come fosse sempre una somma, no? Più questo, più quest'altro, più quest'altro, più quest'altro. Invece nel secondo hai fatto meno questo, meno quest'altro, meno questo. È stato difficile fare un secondo disco? No, anzi, abbiamo un sacco di roba che adesso dobbiamo cercare di piazzare. Che è rimasta nei cassetti, no? Più di 30 pezzi ad entrare in studio. Abbiamo cominciato a lavorare nelle pause dell'altro tour, ogni volta ci rinchiudevamo appunto in casa, cominciavamo a fare i pezzi, a lavorarci, alla fine avevamo un sacco di materiale. Da lì abbiamo scelto le cose che ci piacevano di più. Ecco, tra un primo e un secondo disco, per esempio, il primo, vabbè, uno ci dedica tutta una vita prima di farlo, nel senso è l'esordio. Non ci crede neanche quello fatto. Il meglio che hai, cerchi di mettere veramente, sintetizzare tutto quello che sei stato fino a quel momento. Il secondo invece è più una situazione quasi, non dico di calcolo,
perché calcolo non è, perché comunque espressione artistica, però è più, cioè devo farlo entro certi tempi, con certe... Ah, poi abbiamo deciso di produrlo anche artisticamente noi, per cui... Esatto, perché già che c'eravate, insomma... è stata la cosa nuova del disco. Ci e chi era il tech, l'esperto, diciamo, dietro il mix? C'era Claudio Morselli, che era il tecnico dell'Esagono, che era naturalmente il deus ex machina di tutta la situazione. Quindi, ricapitolando, il loro disco si chiama Casa. È un disco particolarmente bello, almeno per quello che ho potuto sentire. Grazie. E sarete in tour, sarete in giro? Siamo in tour, siamo in giro. Adesso in realtà le date non ce le ricordiamo mai, però diciamo che bene o male da qui in avanti siamo un po' dappertutto in Italia. Va bene, ci vedremo presto. A grazie, presto, ciao. Grazie, grazie. Noi continuiamo invece con la musica dal vivo e adesso il titolo di questa canzone non è proprio facile facile. Il gruppo lo so, voce atroce, si chiama Ostia Capumpa, una cosa del genere. Ostia Capumpa, forse confermate? Confermo, chi lo sa. Ragazzi, che culo, mi è morto lo zio Ricco. Paga da bere. E infatti ho portato una bella bottiglietta di Amaro Lucano. Ma se siete sempre con quelle cazzo di birre di merda. Assaggialo, è venuto io, ma è buonissimo. Cosa? Io quando sono morti i vostri zii bottiglie non ne ho viste. Quando balla la maglia ti fa così. Yeah.
Ossa che pumpa. Allora, bravissimi, fantastici, veramente. Le voci atroci qui su Sonic, e per noi c'è un attimo, un momento di pausa. Torniamo molto presto. MTV presents MTV Live, the ultimate performance show. MTV Live, exclusive performances from the world's greatest artists. This Monday at 9, only on MTV. MTV Live, sponsored by Jurex. Della tigre. Vivere un'incredibile avventura multimediale nel mondo di questi splendidi animali. I grandi CD-ROM di Repubblica presentano I Felini, un sorprendente viaggio interattivo, tra filmati inediti, animazioni tridimensionali e straordinari esperimenti virtuali. Per scoprire e conoscere tutti i segreti dei Felini, il grande CD-ROM di Repubblica, in edicola. Cosa ti succede quando ascolti Dance Party con i 60 più grandi successi dance di sempre? Con artisti come Donna Summer, Take That, Barry White, Earth, Wind & Fire e i Bee Gees. Sono 4 ore di successi originali su 4 CD o su cassetta. Troverai Dance Party nei negozi. Devi ordinarla per telefono. Allora, vuoi sapere cosa ti succede quando ascolti Dance Party? Chiama subito e scoprilo tu stesso. Alla Insight abbiamo grande orecchio per la grande musica. Storie che fanno friggere gli occhi. Alfa, giovani cannibali, Natural Born Writers. Le parole viaggiano in tutte le forme. Parole virus, ricche dispare. Stropicciare le parole, dilatarle, tirarle come elastici. Vibrazioni cattive. La cultura trash. La cultura del supermercato. Il rapporto tra musica, immagini e parole nella nuova narrativa italiana. Natural Born Writers, venerdì sera alle 10. Delle grandi interviste, e oggi abbiamo Elio e le storie tese. Elio and the ciao. Trouble Stories. Ciao Enrico e ciao a tutti a casa. Ciao, i veri ciao protagonisti. Ciao ragazzi, ciao. Protagonisti della serata. Grazie. Grazie a voi. Veramente fondamentali. Sì, allora Enrico, tenaglia. Prima che tu dica qualsiasi cosa, vogliamo che tu sappia che possiamo non essere d'accordo con te, ma daremmo la vita per darti la possibilità di esprimere la tua opinione. Grazie. Applauso. Anche di rifarmi. Grazie. Basta. Grazie. È un'importante premessa questa. Perché una domanda sbagliata può viziare l'intera intervista. Allora, senti, com'è nata questa esperienza che stai vivendo qui a Sonic? Guarda, ma
è nata soltanto perché sapevo da contratto, che è una frase che mi piace dire, che ci sareste stati voi a un certo punto. Ma in questo periodo di Europa Unita trovi che sia un segno di continuità, prima l'MTV britannica e poi questa sorta di ritorno alle origini verso l'MTV italiana? Posso solo dirti che c'è grossa crisi. E c'è anche grossa perplessità. Senti, e su queste parole andiamo con il primo contributo filmato. Grazie. Vai con l'RVM. Vai regia, vai regia. E voi che siete, diciamo, in giro da tanti anni, no? Ormai possiamo dirlo, 10 anni buoni. Anche di più, anche di più. 10 anni buoni. Sono 10 anni e un tot. 10 anni e un tot. Quindi voi che siete in giro da 10 anni e un tot, potete già tirare un primo bilancio di questa esperienza. Avete iniziato che neanche avevate il batterista. Mi sembra che sia ancora una presenza latitante all'interno del latitante, vostro, sì, del vostro attualmente. Gruppo. Come mai questo difficile rapporto? Perché andiamo fuori tempo tutti e non è facile per il batterista starci dietro, diciamo, con i quarti, non tanto con i quarti ma con gli ottavi. Poi oggi avevo questa voce giù, insomma, che non ha contribuito alla buona riuscita della nostra esibizione. Comunque, dopo tanti anni siamo contenti perché abbiamo fatto alcuni dischi e siamo arrivati al punto di fare non più dischi ma album. E questo noi lo consideriamo un traguardo. Grande punto, sì, siamo arrivati, diciamo. Abbiamo fatto come una specie di punto e a capo, solo che invece noi abbiamo fatto punto e siamo andati avanti sulla stessa riga. Sono gli argomenti, diciamo, delle vostre canzoni che sono la cosa più importante. Per esempio, avete iniziato parlando il vostro primo pezzo, uno dei primi pezzi, Fusion Holmes, diciamo. Quindi anche dei testi che uno dei primi nel brani, sociale. Uno dei primi brani che fece successo, per così dire. Ci ricordiamo questa colonna sonora di Lupo Solitario, che è quasi una rarità, dove era presente appunto una versione elettronica. Che altro non era che uno spaccato della vita di un grande artista, un artista del cinema, che ha saputo dare veramente molto alla pellicola e agli acidi che la sviluppano. Un artista con pianto. Sì, ma no, volevo dire, purtroppo alla fine segregato in una specie di ghetto della super misura maschile, che in fondo altro non era che un dettaglio trascurabile, mentre invece dietro questo volto di uomo si nascondeva un attore che soffre. È un dettaglio molto meno trascurabile, insomma. Beh, anche perché in fondo che cos'è, adesso non vorrei andare su un terreno spinato, però che cos'è l'imene se non la pellicola primordiale? E quindi questa sorta di trade union, vogliamo dire. John Holmes, trade union tra l'uomo e l'imene, forse. È vero, è vero. E qui direi di mandare il secondo contributo filmato secondo della serata, che è La vita e le opere di John Holmes. Vai regia, vai regia. Elio, tu invece che hai un'immagine forte, diciamo, sì, soprattutto dal vivo, nei dischi più che altro ti celi, insomma, sì, cerchi di non apparire nelle copertine, nei vari compact disc. Abbonando quello che mi dici. No, capisco. C'è già stata gente che qui veramente ha sudato freddo. Vedo anche te, stai sudando brillantemente. Cosa volevi chiedermi? Volevo chiederti, tu che hai questa forte immagine, sì, curi molto il look. Ma oggi devo dire un grazie veramente forte a Enzo Altomonte, parrucchiere, che mi ha fatto questo trucco. Sottolineo, è lo stesso trucco di Randy Ingerman. È vero, insomma. Sì, occhio e croce, mi sembra. Vi chiedo scusa a tutti, però. Mi sembra quasi lo stesso. Ma guarda, noi siamo contentissimi di essere arrivati a essere il complesso musicale che per primo affronta certi argomenti, ad esempio l'attore porno, diciamo il cinema porno, che in realtà poi sappiamo tutti grazie a noi che è cinema di amore estremo. Grazie, grazie. Come ti trovi in un gruppo così tecnico? A cantare in un gruppo così... Diciamo, cioè, questi ragazzi, cioè noi siamo cresciuti assieme, inizialmente avevo iniziato con una band molto punk, forse troppo punk, infatti... Poi sono andati via perché sì, non andavano molto a tempo bene. Poi piano piano sono arrivati loro tutti. Ormai siamo insieme da un bel 15 anni. Quindi siamo un po' lì e sento un po' come abbiamo miei detto figli. 10 anni è un tot. No? Come miei figli. 15 anni, ho detto, anche da più di 15. E sono un po' come i miei figli, ma anche come i miei amanti. Siamo tutti stati partner alternativamente. Non dovresti dire queste cose davanti a tu. Che le dico invece? Che cazzo vuoi? Bisogna svelare questo fatto. Che non è una leggenda e non va demonizzato questo famoso divano del produttore,
sul quale tutti bene o male abbiamo giaciuto, alcuni volente, altri perché no, nolente, però alla fine noi siamo stati il primo gruppo ad avere un produttore ancora prima di avere composto qualsiasi pezzo. Il famoso Otar Bolivecic. Bravo. Otar Bolivecic. Bel applauso per Otar che se lo merita. Un produttore che però vedo, a differenza delle Spice Girls, dei Take That, vi segue poco dal vivo, diciamo. No, per nulla a differenza delle Spice Girls, perché anzi, nel progetto di Otar Bolivecic c'era proprio quello di creare un gruppo di uomini che rappresentassero tutti i tipi che piacciono alle ragazze, come le Spice Girls. Esaminiamolo. Lui, più? È evidente, cosa vuoi esaminare? Scusa. Vabbè, dai, sono un cliché. Sergione, se vogliamo, pizzettato, un po' ribaldo, un po' pirata e un po' signore. Piace alle ragazze, pizzettate e ribalde. Purtroppo, che dovevi farci? È così. Cesareo. Marito e padre, soprattutto, guardate, il capezzolo, ha preso il capezzolo d'oro 96-97, una manifestazione. Un seno che è tutto un programma. E come vedete col capello, pettinatura onda 1000. Un po' la Donny Brasco mi sembra. Esatto. Comunque è più l'uomo, il macio però che dà fiducia, perché è comunque padre di famiglia. Vabbè. L'inquietudine dei 40 anni. E... guardate l'inquietudine come si dipinge sul volto. No, lui è un bel ficco, diciamo, atletico. Tra l'altro è il sex symbol del gruppo, mi sembra. Esatto, con la barba. Però quelli che più di tutti noi hanno saputo valorizzare il proprio fisico sono i in questo momento assenti Feyez e Christian Meyer, che hanno usato contemporaneamente quello che si schiaccia sulla pancia, l'abdomen, quello che si rotola sulla schiena e poi quale altro? Il massaggiatore che va così, è quello che si fa così con i lacci di caucciù. Vabbè, tutti quindi insieme. C'è un trucco, poi invece rivendicate l'analogico sotto questo punto di vista. Abbastanza, sì. Siamo analogici, siamo abbastanza analogici, ma ogni tanto, minchia, siamo anche digitali. Bravo capo! Grazie. E su questa frase veramente chiuderei l'intervista. Adesso veramente vi ringrazio, siete stati degli ospiti fantastici. Grazie, forse quando i migliori. Quando vuoi siamo qui. Io torno, ospite vostro, quando volete. E sul vostro palcoscenico, quello di Sonic, adesso si esibisce un gruppo. Come sarebbe? Come? In che senso? Sul vostro palcoscenico, quello di Sonic. Ma veramente? Adesso si esibisce un gruppo. Chi? Era da contratto, ok. Si esibisce un... il trucco. Il beauty. Si chiamano Mao. Alla faccia del cazzo. No, no. Non si poteva. No. Mi metto comodo. A tagliare, scusa. Si chiamano Mao. Il pezzo che ci propongono si chiama Chinese Takeaway, che tradotto vuol dire Chinese Takeaway. Portalo via. Portalo via, cinese, portalo via. Chinese takeaway, Mao. Assieme macchine scassate, musica selezionata, alzo sempre troppo tardi per comprare qualche cosa, giù al bar per il giornale, chi c'è chi si rivede, e sappiamo benissimo come andrà a finire. Perfettamente inutile chiamarti, non rispondi mai. Sullo spazio scooter passi il traffico e sei a casa mia. Mangiamo limone di drago, riso cantonese e Coca-Cola.
nascosto che ci dice è tutto a posto. E sappiamo benissimo come andrà a finire. Chinese take away. Sonic, sponsored by Tribe. Fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita. A 18 anni. Pensi di avercela fatta? Questo ragazzo gioca nell'NBA. E così hai vinto la gara delle schiacciate. Pensi di avercela fatta? E così hai la tua scala. Come? E così hai giocato nel rookie. E così hai vinto la gara delle schiacciate. Lakers a 18 anni. Hai la tua scala. Come mai? Guardalo! Se non credi in te stesso, chi ci crederà? Questo è Drive. È un set di 4 CD con le 60 più eccitanti canzoni da strada mai scritte. Baby, to you.
con artisti classici come Elton John, Eric Clapton, Cyndi Lauper, Tears for Fears e Santana, si parte e si continua a viaggiare. My name is Luca. Ma non lo troverai nei negozi, devi ordinarlo per telefono. Per avere la tua copia, chiama subito. Inside di Polygram. Riconosciamo la grande musica quando la sentiamo. Grosso entusiasmo oggi, molto siamo entusiasmo. Qui con le voci atroci. Una festa. No, no, guardo di là, ma c'è una telecamera. Allora, voi venite da Genova, no? Sì. Come diavolo vi siete uniti per fare questo progetto? Allora, prima voglio sapere chi ha avuto l'idea del progetto. Lo stratega io. Secondo voi come vi siete trovati? Perché poi hai dovuto arruolare anche della gente per fare questa cosa. Beh, sì. Qual era il messaggio sul giornale? No, non c'era il messaggio sul giornale. Ci conoscevamo già da prima, per quello erano amici di svariate battaglie musicali e ci siamo trovati a fare questa cosa qua. D'altronde tutti ne veniamo da diverse... Ma venite dal coro polifonico, da esperienze di questo genere? Oppure... No, il seminario sulla voce ce lo siamo fatti tutto da noi. Alcuni sono percussionisti, chi è bassista, io ero il trombettista dei Mau Mau, fui. No, infatti io ho una faccia abbastanza... Comunque io ne vengo dalla trombetta, ecco. Abbastanza familiare. Ma quindi praticamente nessuno cantava in coreo o situazioni del genere dove... Sì. In tutti i gruppi che quali sono, avevamo fatto. Vabbè, tu sei andato a botta sicura, ho l'idea. L'idea è? Sì. Come gliel'hai descritta? Ma l'idea era che mi avevano prestato praticamente un 4 tracce nell'88 e io tornavo a casa, poi in tutti gli stati possibili in cui si torna a casa, 3-4 di notte, poi in quella maniera lì, o in quella maniera là. Con e mi registravo. Con 4 tracce, tra l'altro. Con 4 tracce mi registravo e dicevo, che figata sta cosa qua, no? Cioè, tu facevi già questo tipo di lavoro? Sì, facevo più o meno questo tipo di lavoro e dopo ho dovuto trovare i soci. Dire che Genova è piena di pazzi e non è stato difficile, però è stato lo stesso un lavoraccio. Abbiamo cambiato svariate formazioni, centinaia. Centinaia di formazioni? No, centinaia, no, per un bel po'. Sì, no, sempre di questo che adesso... Sì, sempre quintetto, ma abbiamo... È quella definitiva. Poi l'idea delle percussioni, c'era già anche, tu eri no, percussivo. No, non c'era, ma infatti, siccome 1, 2 e 3 vengono dall'incredibile mondo delle percussioni cubane, praticamente è stato facile aggiungerle, ecco, diciamo. Quindi, quel, come si chiama il tamburo disco battente. Volante? Lì? Come si chiama? Sì, il tamburo battente che hai visto. Eh sì, era ragazzino. Del secolo, stupendo, 4 anni che lo percuoto in giro... È fantastico, è anche forte, pelle d'asino. E è particolarmente difficile, penso, fare la partitura di quello che cantate, nel senso arrangiare il pezzo. Partite da una linea vocale arrangiando tutto il resto, oppure come funziona il... No, si parte da una linea vocale. Comunque è difficile più che altro parlare di orchestrazione nei nostri riguardi, nel senso noi non ci mettiamo a leggere partiture. Ah, io non mi sento più, esatto. Non ci mettiamo a leggere partiture né a scrivere partiture. Facciamo un work in progress, si dice così, nel quale appunto sempre lavoriamo. Con 4 tracce alle 4 del mattino. No, basta, 4 tracce, basta, ormai tutto dal vivo, in cucina. Altri tempi quelli, sì. Sono primordiale quello lì. E siete divisi in... Immagino tu sia tenore. Sì, praticamente i maschi sono tutti baritoni tenori. Però baritoni, diciamo, tenori. Sono tenori fonetici, tenori... Sì, ma lui c'ha una voce. Lui è il basso, è il nostro basso. Lui è il basso, mentre tu sei soprano. Soprano.
Soprano? Nettamente soprano. Sì, soprano leggero, lirico. Soprano lirico falsettato. Ora, vi voglio chiedere. Cioè, con questo tipo di progetto, che tipo di riscontro c'è? Cioè, no. Qui è pazzese, nel senso... No, va benissimo, devo dire la verità, dal vivo va benissimo. È un po' difficile spiegarlo in disco, come il progetto. Non nel senso per che... il fatto delle sovrincisioni, eccetera, può sembrare... No, ma è proprio difficile, secondo me, realizzare un disco di coro che abbia le caratteristiche commerciali della vendita, cioè quelle dei dischi, le caratteristiche dei dischi, mentre invece spettacolarmente, diciamo, venendo anche un po' dal teatro, da altre esperienze... C'è molto cabaret in quello che fate. E infatti, comunque, siccome siamo una branca di pagliacci, insomma, è meglio che la gente ci venga a vedere dal vivo, ecco. Vi ringrazio, ringraziamo, facciamo un bel applauso per le voci atroci. Ciao a tutti. È stato un piacere. Grandi ospiti di Sonic. Allora, noi diciamo che andiamo avanti con quel video curioso, con il video pop-up. Yo! Le voci atroci, Sonic, come al circo, diciamo, come al circo, mio cugino. Mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa. Mio cugino. Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Mi ha detto mio cugino che una volta in spiaggia ha trovato un cane, invece era un topo. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato a letto con una, che poi però quando si è svegliato ha trovato scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. Mio
cugino Topo Cane. Poi, è mio cugino, benvenuto nel live. Mio cugino, mio cugino è ricercato, amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa veramente ok, che però poi alla fine si è ritrovato addormentato in un fosso che gli mancava un rene. Mio cugino mi ha detto mio cugino che sa un colpo segreto, minchia che se te lo dà dopo 3 giorni muori. Mio cugino mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino è ricercato, amico di tutti. Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiare, perché chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? A mio cugino. Mio cugino. Cugino è preoccupante e parla con tutti. Ciao, come va? Mio cugino ha fatto questo e quello, l'autoscontro e calci in culo. Mio cugino umanamente, ma è un prodotto della mente. Anzi, ha prodotto della menta, ma non era stato autorizzato e poi l'hanno imprigionato. Prende free tutti gli altri, ma free anche mio cugino. Anzi, free anche a mio cugino. Fate tutti così. A scuola Pierino Dais, maestra, posso andare a pensare? Pierino, non si dais così, si dais posso andare a fare al filo di pipì. Andiamo a fare un gomitolo di merda! Allora, diciamo che questa puntata si conclude qui. Sì, va bene. Va bene? Così. Sì, va bene. Per contratto, l'abbiamo deciso, eh? D'altra parte, Sonic, dove vuoi andare? Perché è un programma slavo. Esatto. Sonic. Vabbè, si conclude qui questo programma. È stato bello. Perché? Tu sei anche bello, sei un bel tipo. Insomma, a volte. E d'altra parte, questa è anche un po' la prova che noi, più che essere apprezzati per i nostri corpi, meritiamo di essere apprezzati anche un po' per la nostra musica, ecco, un po' anche per la nostra intelligenza. Ecco, grazie. Ciao. Che dire, avete detto tutto voi oggi. Volevo ricordare una cosa, che tu forse probabilmente sai, che Sonic va in onda giovedì prossimo. Ed è l'ultima puntata di Sonic prossimo. Per questa serie, cioè finiamo qui per questa serie. Però poi
più avanti. Andrà avanti ancora. Più avanti, presenterà Elio, no, io non ci sarò, sarà lui probabilmente con il resto del gruppo. Faso, anche tu mi sembra. Certo, l'ho senza dubbio. È da contratto anche questo. No, ritorniamo la prossima settimana, ci sono i Liftiba. I Liftiba. Giovedì prossimo, tutti all'apparecchio. Con l'acustico. Con il quello dei denti, con l'auricolare. Vale. Vabbè, è la conclusione più lunga di sempre. Sonic finisce veramente qui. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Anche a voi, ciao. Sonic, sponsored by Tribe. Sonic, sponsored by Tribe.